Ciao tesori e bentornati nel mio mondo. Perdonatemi, vi prego, se questo video non è uscito ieri come vi avevo promesso, ma praticamente delle cose di lavoro hanno richiesto più impegno di quanto pensassi e quindi ieri non sono riuscita a registrare anche perché la mattina questo e questo non erano ancora catalizzati. Allora, tesori, io direi prima di scoprire questo che abbiamo realizzato insieme nello scorso Scleriamo. Di scoprire ovviamente prima questi. Come scartino ho pensato di fare appunto una luna. Questo è lo scopriamo delle lune in tema con il mio prossimo restock che ci sarà sabato prossimo sul mio big cartel alle 21. Il tema è nocturne, quindi non mancate, mi raccomando. Oddio, bellissima! L'ho fatta con uno dei miei pigmenti preferiti che ci sta benissimo con il viola e wow, l'adoro. Io questi due colori insieme li adoro da morire. E vi stavo dicendo, quindi il nuovo app segnerà appunto la fine della serie Cottage Dream che sto portando avanti dal 6 gennaio per andare verso altri lidi, altre cose, altri significati. E diciamo che durante questa ulteriore zona rossa mi sento molto affine a tutto quello che è la notte. E la tranquillità, la serenità, perché è meglio così, è meglio il silenzio a volte di tante parole che farebbero solo arrabbiare. Quindi ecco, lo sapete che comunque, cioè, se mi seguite da un po' avrete capito che con le creazioni vado molto, molto a sentiment e metto veramente tutto quello che penso e che sento in quel momento nelle creazioni. Quindi ecco. Se volete rimanere aggiornati sulle creazioni del prossimo app, seguitemi anche su Instagram. Grazie. Allora, andiamo a scoprire questo svuotatasche. Che secondo me non è venuto tanto bene questo, eh. Già mia. Ammazzata la mattina, tanto tira fuori. Ok. Wow, raga. Cioè, sembra uscito da, non lo so, qualsiasi cartone animato giapponese abbia una Mazzocco. Cioè, magari. Allora, vediamolo dal vivo. No, raga, è trash. È trash, è trash. Allora, avessi utilizzato solo sto pigmento, poteva anche essere magico. Ma come avevo già previsto, con l'aggiunta di quest'altro, anziché ottenere un effetto tramonto, bla bla bla, risulta molto trash. Però come forma è davvero bellissima. Vi ricordo che questi stampi li trovate su Amazon. Se li acquistate tramite i miei link di affiliazione, io prendo una piccola percentuale sul vostro acquisto che andrà a sostenere il canale. Quindi grazie mille a chi lo farà. Tra l'altro, io ho dei tesori carinissimi. Mi contattate per dirmi: Tonia, Tonia, voglio usare il tuo link, voglio usare il tuo link per supportarti. Siete stupendi, grazie. Vediamo quest'altro. Questo ci darà soddisfazioni. Ci darà soddisfazioni. Tantissime, vediamo. Ok, pronti? Ti prego, ti prego, ti prego. Sì, è bellissimo. Oddio, guardate. No, vabbè, veramente stupendo. Wow, io mi incanto a vedere lo spettro di colori di questi pigmenti è sempre bellissimo. Poi con un portacandele così magico si sta proprio bene. Ok, beh, di questo sono contenta. Di questo vi ripeto, la forma mi piace tantissimo, mi piace da morire. Però troppi colori, troppi, 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 troppo trash, troppo trash. Ok, direi che è giunto il momento, non possiamo rimandare più. Adesso scopriremo se abbiamo o no sprecato 300 grammi di resina. Siamo pronti? Ok, vediamo. Tra l'altro, non sono nemmeno proprio facilissimi da tirare fuori questi stampi, eh? Cioè, con molta calma
e per piacere. Io lo so che... Uè, non rompere lo stampo, tacere. Tacere proprio, eh. No, secondo me è venuto malissimo. Secondo me è venuto malissimo. No, no. Oh, guarda, si scassa su stampa, busco. Ok, raga, è venuta una schifezza. Già ho visto una cosa, è venuta una schifezza. Basta, basta, potete anche chiudere il video. E diamiat su burdel. Oh, fra. Volete vederlo? Volete vederlo? Eccolo qui. Allora, se dobbiamo dire che è da buttare, non è da buttare. Però ne manca tutto Stable Dates. Eccolo qua, vedete, no? Cioè, è carino, è bellino, gli effettini sono venuti carini, però sicuramente può essere fatto molto meglio. Cioè, io volevo andare su una cosa facile, ma in realtà secondo me sarebbe stato molto più bello anche trasparente con la foglia oro, o con l'effetto marmo, sarebbe stato bellissimo. Ecco, magari quando lo rifarò con l'effetto marmo, magari anche lo svuotatasche. Perché così, non lo so, non mi convince molto. Sarebbe interessante magari decorare bordi d'oro. Voi che dite? Che dite? Facciamo i bordi oro? Però guardate come porta pigmentini, quanto è carino. No, ma cioè, è carino come creazione, però può venire molto meglio. Magari posso dipingerci delle nuvolette con l'acrilico. Non lo so. Allora, tesori, facciamo così. Visto che quando decido solo io non va mai bene, tipo come è successo qua, che ancora mi scrivete che non dovevo metterci lo sfondo così, su questa tavolozza. Facciamo così, ditemi voi, sotto questo video. Uno, se devo rifinire i bordi d'oro. E due, se devo andare a dipingerci le nuvolette dentro. O anche se fare tutte e due. Potere al popolo, decidete voi e voglio sapere niente. Quello, la cosa più votata, la farò e poi ve lo farò vedere ultimato nel prossimo video. Ehi, lasciamo lo dei problemi. Bene tesori, il mio video finisce qui, adesso resto in attesa dei vostri commenti, dei vostri pareri, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere anche se bocciate anche voi questo svuotatasche oppure, non lo so, vi piace. A me non convince proprio, porello. Anche questo magari posso andare a ridipingerlo con qualche altro effetto, qualche altra cosa. Il mio video finisce qui, grazie mille per supportarmi sempre. Io vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!